Ci occupiamo di un tema che è quello della ludopatia, una vera e propria forma di tossicodipendenza che, insomma, i dati lo dimostrano, sta aumentando, senz'altro nel bisogno, nella richiesta di aiuto e di sostegno da parte delle persone che vengono coinvolte in questo tipo di problematiche. Allora do il benvenuto agli ospiti con cui parleremo di tutto ciò e si tratta del dottor Flaviano Canfora. Buongiorno, buongiorno dottor buongiorno. Canfora, benvenuto, psicologo del CEIS di Modena e ben trovato il dottor Claudio Ferretti. Buongiorno Ferretti, eccola buongiorno. Qua, responsabile del servizio tossicodipendenze, quindi del CERT, dell'azienda USL di Modena. Innanzitutto questi dati, dottor Ferretti, che insomma sono in aumento, descrivono da un lato un fenomeno che insomma risulta solido comunque nella sua manifestazione nel nostro territorio, senz'altro modenese, ma più in generale regionale e nazionale, ma dall'altro anche dati che descrivono come vi sia una maggiore richiesta di aiuto e di sostegno, oltre che forse di consapevolezza, no? Sì, c'è una maggiore attenzione a livello sociale sul tema del gioco d'azzardo, di quando il gioco diventa gioco compulsivo, diventa ludopatia, e la Regione Emilia-Romagna ormai da molti anni ha affidato ai servizi per le dipendenze patologiche il compito di essere un po' punto di riferimento per le famiglie e per i cittadini. Abbiamo lavorato in questi anni in due direzioni, la formazione degli operatori, perché è un fenomeno nuovo, un fenomeno da conoscere, da approfondire, e la costruzione di una rete sul territorio modenese insieme alle associazioni del volontariato e del privato sociale che si occupano anche loro di gioco d'azzardo. I numeri che abbiamo di pazienti in cura sono in crescita costante negli ultimi anni. L'anno scorso sono stati 231 in tutta l'azienda USL, con circa un centinaio di nuovi casi l'anno negli ultimi 4-5 anni, quindi stiamo accumulando ormai parecchie decine, centinaia di persone. A questi numeri, che riguardano il servizio pubblico, che è presente in ogni distretto del territorio dell'azienda USL con un ambulatorio per le dipendenze patologiche, a Modena abbiamo due servizi, abbiamo l'ambulatorio dell'ospedale Stense che si occupa di gioco patologico. Ai nostri numeri vanno aggiunti i numeri delle associazioni di cui parlavo prima, l'Associazione Papa Giovanni XXIII, il CEIS di Modena, il gruppo dei giocatori anonimi, perché sicuramente una parte di cittadini si rivolgono anche direttamente al privato sociale, al volontariato, per questioni di privacy, per questioni di vicinanza. È immaginabile che un giocatore d'azzardo, che spesso è una persona normale, normoinserita, socialmente attivo e che vive in un piccolo comune della provincia, preferisca rivolgersi magari in un altro luogo, in un'altra associazione per essere meno esposto. Sì, ecco, no? Sì. Quindi verosimilmente possiamo stimare più di 300 persone, io credo, ogni anno in cura. Sono numeri, come posso dire, piccoli rispetto al totale dei giocatori che avrebbero bisogno di un intervento di consulenza, molte migliaia sicuramente, sì. Ma per noi sono numeri molto importanti perché sono storie tutte molto gravi. Chi arriva a chiedere aiuto in genere arriva dopo qualche anno. In 4 casi su 5 sono persone che hanno già accumulato debiti economici consistenti, in un caso su 5 oltre i 100.000 euro, e sono situazioni familiari molto complicate, molto compromesse, quindi per noi è importante essere presenti e offrire aiuto ai pazienti, ai cittadini che diventano ludopatici, perché partiamo dal gioco, che diventa gioco d'azzardo, che diventa gioco d'azzardo patologico, diventa ludopatia, diventa una vera malattia, una compulsione incontrollabile, e soprattutto alle famiglie che spesso faticano, le mogli, i mariti, i figli, faticano a dichiarare di avere questo problema al loro interno, un problema che viene vissuto con vergogna, come un vizio, come un fallimento. Ecco, quindi dobbiamo contribuire tutti insieme a far emergere questo fenomeno. Ecco, no? Chiunque abbia contatto con altri cittadini può ascoltare e offrire una parola di aiuto e di indirizzo ai servizi e ai luoghi di aiuto. Infatti alle spalle anche di tutta questa rete, oltre che dei servizi che vengono attivati e in ultima analisi anche alle importanti ricadute non soltanto sull'individuo ma sulla sua rete familiare e sociale, c'è il riconoscimento proprio della ludopatia come una forma di tossicodipendenza, quindi con tutte le implicazioni sociali, economiche e anche insomma mediche del problema, no? Quando è che l'impulso irrefrenabile al gioco
e tra l'altro insomma il gioco non è necessariamente quello che vediamo insomma racchiuso nei casinò piuttosto che, ma il gioco ha anche il gratta e vinci piuttosto che la slot machine, quindi anche fonti di gioco estremamente accessibili, diventa un vero e proprio problema, una malattia, ludopatia appunto, dottore. Sì, bisogna dire che i giocatori d'azzardo patologici, quelli che vengono chiamati poi comunemente ludopatici, sì, sono sempre dei giocatori che hanno iniziato a giocare come in modo sociale, quindi sì, in modo normale, potremmo sì, dire così, e poi nel tempo sono diventati giocatori problematici, mm, e quindi hanno sviluppato la patologia. Quindi c'è un iter come, sì, no? Sempre, c'è sempre un iter che parte dalla, non si parte mai di solito giocando direttamente in modo patologico. Sì. C'è sempre un primo periodo che può durare anche degli anni, sì, all'interno dei quali i giocatori possono giocare delle somme comunque contenute anche rispetto al loro tenore di vita. Perché sì, è chiaro che c'è un conto che un giocatore che magari ha uno stipendio medio e gioca 1.000 euro all'anno al mese e quindi è considerato già un giocatore patologico, un conto invece è una persona che guadagna molto di più e si gioca la stessa cifra. All'inizio c'è sempre questo periodo di gioco sociale, all'interno del quale le somme giocate, ed è importante il discorso delle somme perché poi uno dei punti fondamentali del gioco d'azzardo patologico è quello di una difficoltà nella gestione del denaro, quello è fondamentale. Sì. In questo primo periodo si gioca in modo, diciamo, regolare, sociale, un po' come dice anche la pubblicità, responsabilmente. Dopo un periodo che può durare giorni, mesi, anni, si inizia a giocare sempre di più, sì, sempre di più, quindi che succede? Giocando sempre di più la probabilità di andare in perdita è sempre maggiore, si innesca quel meccanismo che si chiama la rincorsa della perdita, sì, ovvero i giocatori che si vogliono rifare, recuperare, vogliono recuperare la perdita, e quindi sì, purtroppo fatalmente, come dire, tendono a perdere sempre di più. E di solito, al di là delle predisposizioni personali di ogni giocatore che può avere nel diventare un giocatore patologico, c'è sempre all'inizio della fase patologica del gioco quella che viene chiamata la big win, una grande vincita, ovvero un momento in cui il giocatore, facendo una puntando anche poco, riesce a vincere una somma importante. Sì. E dopo di qui, chiaramente, anche se dopo questa fase, anche se il giocatore sa razionalmente che comunque il gioco è un qualcosa che è a perdere, insomma, nel quale si va a perdere, comunque inizia a strutturare quelle che noi chiamiamo credenze, sì, una credenza distorta, ovvero che il gioco possa essere una fonte di guadagno. Mm. E da lì inizia a puntare di più, passa più tempo all'interno delle sale giochi o all'interno dei bar, dipende poi dal gioco d'azzardo in questione, inizia a trascurare gli aspetti vitali importanti come possono essere le relazioni familiari, le relazioni amicali, sì, alcune anche quelle lavorative, e nell'arco di poco, perché poi la fase che porta dall'inizio del gioco d'azzardo patologico alla conclamazione della patologia, sì, dura veramente poco, inizia a entrare nel loop, chiamiamolo così, del giocatore. Insomma, quindi non c'è solo la voglia razionale, la speranza razionale di arricchirsi, c'è qualcosa di più subdolo, no? Che ha a che fare con forse qualcosa di interiore alla nostra naturale tensione, sì, a fare il colpaccio, non solo in termini economici, no? C'è una propensione al rischio di base che sì, è maggiore di quella, diciamo, della popolazione normale, delle persone che poi non strutturano il gioco d'azzardo patologico, quello sicuramente. Sì. Bisogna poi aggiungere tutti degli aspetti esterni che sono quelli del momento storico nel quale si vive. Ad esempio, sappiamo tutti che dopo la crisi, inizio della crisi del 2008, i sì, giocatori d'azzardo patologici sono aumentati, esatto, ma sono aumentati anche i punti gioco, chiaramente. Certo. E momenti particolari della vita, ad esempio la fase del terremoto del 2012 sì, sul territorio modenese ha visto un incremento anche dei giocatori, perché sono le fasi di destabilizzazione personale e sociale, chiaramente. Certo. Che certo, poi hanno portato a giocare di più. Diverse persone che io ho visto e che sì, tratto ancora hanno iniziato a giocare dopo il terremoto. Dopo il terremoto. Sì. Non sanno darsi una spiegazione del perché, però sì, poi è coincisa quella fase di inizio del gioco patologico con l'avvento del terremoto. Quindi come si sviluppa, Ferretti, un percorso di, insomma, di sostegno e di recupero di persone che soffrono appunto di ludopatia nella nostra rete? Sono programmi di trattamento integrati, psicologici, sociali, medici quando è necessario prescrivere qualche farmaco,
ambulatoriali e con interventi di gruppo. Un programma medio dura dai 6 ai 12 mesi. In alcuni casi è possibile fare dei brevi inserimenti in comunità terapeutica per situazioni molto particolari, sì, di gioco incontrollabile. La Regione Emilia-Romagna ha autorizzato un modulo speciale nella comunità Papa Giovanni di Reggio Emilia di alcuni mesi, dove possono essere inseriti dei giocatori patologici. Quindi abbiamo a disposizione le stesse diciamo armi terapeutiche che utilizziamo per le altre tossicodipendenze sostanzialmente. Ragionavo mentre venivo qua sul fatto che questa analogia gioco-tossicodipendenza può non essere intuitiva, no? Sì. Perché non è semplice pensare al gioco, che è un'attività umana, normale, necessaria per lo sviluppo psicologico di una persona e sociale, no? È un modo per provare cosa si farà da grande, giocare, e assimilarlo alla tossicodipendenza. Mi sono reso conto che negli ultimi anni un fenomeno nuovo è questo, cioè nei tossicodipendenti in cura al mio servizio, in sì, particolare nei cocainomani, si è diffuso il videogioco del videoslot, video poker e videolottery. Cioè questo tipo particolare di gioco d'azzardo che evidentemente ha una capacità di indurre un'aspettativa mentale che è molto simile a quello causato dalle droghe stimolanti, dalla cocaina in particolare. È una specie di cocaina senza cocaina, però paradossalmente è molto più potente perché, cito gli ultimi due esempi che ho in mente, sì, di come dire, politossicodipendenza. 600 euro spesi in 6 ore, dalle 6 di sera a mezzanotte alle 2 di notte. 400 euro di videogioco, di videoslot, 80 euro di cocaina, 20 euro di alcol e tabacco. 290 euro, una pensione di invalidità bruciata in meno di un'ora, con 260 euro di videogiochi e 30 euro di cocaina. Slot machine batte cocaina 6 a 1. È un interessantissimo, calcolo, sì, nel senso sì, che sì, ci dimostra, primo, che i tossicodipendenti, che in generale sono dei cercatori di cose che danno sensazioni forti e nuove, hanno, sì, scoperto in questo tipo di gioco d'azzardo qualcosa di più interessante e più potente delle droghe chimiche. E ci dimostra anche quello che diceva prima giustamente Flaviano, cioè il denaro, la capacità del gioco d'azzardo di mangiare denaro è molto superiore a quello, sì, di tutte le altre dipendenze, sì, tossicodipendenze, sì, legali ed illegali, no? Tanto è vero che il controllo del denaro o comunque l'attenzione al denaro è il primo segnale di allarme che entra in una famiglia, sì, ed è anche uno dei provvedimenti fondamentali su cui noi poi lavoriamo, si lavora tutti insieme per fermare il giocatore. Ecco, no? Questo è, avendo una situazione in cui l'offerta di gioco è ubiquitaria, sì, giocare, compreso il gioco d'azzardo, è un'attività legale controllata dallo Stato, quindi non è che facciamo dobbiamo essere questa, molto consapevoli di questa situazione, va chiaro, benissimo, no? È un'attività imprenditoriale, anche, no? Quindi ha un suo spazio nel mercato. Ecco, noi, analogamente, per me non c'è nessuna differenza, analogamente al ragionamento che faccio per gli alcolici e per il tabacco, dico solo facciamo attenzione perché, come la sigaretta può diventare tabagismo, sì, l'alcol può diventare alcolismo, il gioco, compreso il gioco d'azzardo, può diventare ludopatia, può diventare malattia, può compromettere la qualità di vita delle persone, che sono nella maggioranza delle persone adulti, tra i 40 e i 60 anni, questo è il profilo del giocatore, sì, medio che viene ai servizi, sposati, con figli, famiglia, socialmente normali, nulla di trasgressivo, strano, sì, particolare, sì, nulla legato alla fantasia del giocatore benestante, ultra benestante, ricchissimo, dell'attore o chi altro che va a giocare, sì, al casinò, non c'entra nulla. Per noi dei servizi, del sistema di servizi, il gioco patologico, la ludopatia è la normalità in cui entra una perdita di controllo del denaro. Insomma, questo dà parecchi spunti, insomma, anche questo piano di riflessione. Innanzitutto il fatto che socialmente e a livello anche di immaginario collettivo il gioco viene comunque accettato, anzi promosso, perché parliamo anche di questo, del fatto che ci siano anche spot, campagne pubblicitarie, salvo poi appunto inserire il termine responsabilmente, cioè insomma viene dato un input e poi però viene lasciato all'autonomia
del singolo, il tararsi anche nel termine della responsabilità individuale. Questo credo che sia un aggravante anche rispetto alla costruzione di un'attenzione invece, di una responsabilità attorno a questo tema, no Canfora? Io trovo molto interessante, poi riprendendo il discorso del dottor Ferretti, che il gioco viene socialmente accettato molto di più chiaramente delle sostanze stupefacenti, però la dipendenza patologica del gioco d'azzardo viene più stigmatizzata rispetto alla tossicodipendenza, ovvero le tossicodipendenze per un discorso anche storico hanno assunto più un carattere di patologia, mentre il gioco d'azzardo patologico, parlo nella coscienza collettiva chiaramente, viene ancora inteso come una sorta di vizio e quindi qualcosa più legato alla volontà delle persone, alla scelta individuale, e alla volontà di non smettere. E questo particolare è importante quando si lavora anche con le famiglie dei giocatori, perché chiaramente quando si parla della cura di un giocatore si parla anche un po', non, al di là della cura, della presa in carico anche un po' delle famiglie, perché si trovano in situazioni sicuramente disagevoli. E quindi far passare il messaggio alle famiglie che in realtà è una malattia, così come può essere la tossicodipendenza, è un passaggio molto delicato e molto difficile. È sicuramente non scontato, e figuriamoci la difficoltà di fare comprendere un passaggio di questo tipo a livello familiare, trasferito a livello invece sociale, ancora peggio, ancora più difficile. Infatti dal punto di vista terapeutico sono previsti sempre di più, al di là delle cure dirette per i giocatori e quindi trattamenti individuali ma anche di gruppo, si stanno sempre più diffondendo la cultura di trattamenti in gruppo dal punto di vista psicoeducativo, non terapeutico del vero e proprio, per i familiari, perché al di là del fatto che possono condividere delle difficoltà comuni che incontrano verso i giocatori, possono anche assumere appunto la coscienza che parlavamo prima del fatto che è una malattia. Infatti il DSM alla quinta edizione, il manuale statistico per le malattie psicologiche e psichiatriche, adesso lo pone all'interno delle dipendenze, come dipendenza comportamentale, ed è da un 3 anni, non di più, che così anche per il gioco d'azzardo. Come si sviluppano il percorso individuale e quello invece di gruppo? Vanno di pari passo, dottore, oppure insomma vanno a fasi o in base al caso individuale? Ecco, allora, l'ultima parola che ha detto è importante, rispetto al caso, cioè rispetto alle esigenze anche del paziente, perché poi il paziente che gioca d'azzardo, fortunatamente la maggior parte delle volte conserva una sua integrazione all'interno del tessuto sociale e anche lavorativo, quindi conserva un lavoro, quindi conservando un lavoro un po' la priorità va data anche a quello, non possiamo chiedergli di rispettare gli orari che in realtà il suo lavoro non gli consente di rispettare, già presenta un problema di gestione del denaro. Certo, è il minimo non aggravare questa situazione di difficoltà. In ogni caso il percorso ottimale per un giocatore d'azzardo, almeno quello che fa capo al nostro progetto, che è nato dal 3 anni a questa parte, avanti il 2013, un progetto l'abbiamo chiamato Scommetti su di te, per dare anche un'ulteriore, sei tu che ce la devi fare, perché spesso quello che fanno i giocatori è portare la responsabilità all'esterno, è lo Stato che dovrebbe tutelarci, non dovrebbe far aprire le sale del gioco, però chiaramente sono discorsi che non vanno da nessuna parte, perché poi chiaramente è legale. Anche in termini di recupero individuale. Insomma, è legale, quindi è la persona che si deve recuperare. E di solito è prevista sia una fase individuale e poi viene accompagnata da una fase anche di gruppo, che vanno un po' anche di pari passo. La fase individuale si svolge anche per effettuare un'analisi del bisogno del paziente e anche di quello che può essere il contesto familiare. Ad esempio, all'interno del nostro percorso è prevista anche una consulenza legale per un attimino andare a vedere anche quali sono gli aspetti problematici nei quali sono andati incontro i pazienti nel tempo dal punto di vista legale, quindi debiti finanziari, tutto un mondo a parte lì che chiaramente va visto, e di pari passo è previsto anche l'inserimento in un percorso di gruppo. E come CESA abbiamo attualmente presenti 3 percorsi di gruppo, uno sulla città di Modena, in collaborazione chiaramente anche col CERT, perché la fase individuale di solito è il CERT che la porta avanti, e quindi il servizio, oppure anche il CES viene ovviamente come privato sociale sul territorio. Poi abbiamo anche un gruppo presente nel comune di Mirandola, abbiamo questa partnership con una cooperativa sociale di Mirandola, la cooperativa La Zerna, che ringrazio perché sono 2 anni che ci ha messo a disposizione dei locali per portare avanti il nostro progetto di gruppo.
e quindi abbiamo a Modena, a Mirandola e anche a Carpi. Carpi si svolge presso la Casa del Volontariato lì a Carpi e il percorso di gruppo appunto va in parallelo col percorso in singolo. Insomma, sono servizi davvero complessi che tra l'altro insomma vanno dal piano individuale, già insomma un sistema che si fa carico anche del piano individuale vuol dire che riesce davvero a esprimersi a tutti i livelli necessari e in più ha questo approccio multidisciplinare, insomma davvero non viene lasciato, trascurato nessun aspetto del problema che coinvolge il singolo e la sua rete, no Ferretti? Sì. I fattori che accompagnano il giocatore patologico sono tanti, no? Quindi la famiglia che soffre, la capacità della singola persona di migliorare la sua gestione dello stress, quindi dobbiamo lavorare con lui, lavorare con la famiglia, l'esempio degli altri, no? I gruppi che citava Flaviano prima sono importanti perché nel gioco, come nell'alcol, come nel tabacco, l'esperienza di chi è riuscito a cambiare la propria vita vale più spesso del consulto del professionista, non so come dire. E anche la dimostrazione che ce la si può fare, no? Che ce la può fare, ecco. Poi credo che le persone, i giocatori in particolare, quelli che hanno questa dipendenza dal video slot, insomma, no? Possano imparare possano imparare tecniche diverse per gestire lo stress e le preoccupazioni. Quello che loro mi raccontano è che la differenza, ecco, no? Rispetto agli altri tipi di gioco. Sì. Dove c'è l'aspettativa della vincita, l'eccitazione, no? Certo. Fai una scommessa, aspetti di vedere se vinci, giochi alla roulette. Insomma. Ecco, con il video poker scatta qualcosa di più, di diverso, no? Intanto l'attesa della vincita è moltiplicata per 100.000, no? Continuo. Anche la rapidità. Poi si entra in una specie di trance, adesso non è facile da descrivere, insomma, però sostanzialmente questa macchina con i colori, i suoni, l'attesa della vincita, ha la capacità di interrompere il pensiero negativo, i rimuginii negativi, cioè uno che si porta dietro alla fine della giornata di lavoro, alle 6 di sera, la fatica sul lavoro, la preoccupazione per la famiglia, la paura della crisi, così. In quei 10 minuti lì, in quel quarto d'ora lì, tutto questo si ferma miracolosamente, no? Uno entra in una bolla di benessere, no? Che permette dopo di ricominciare, solamente che è una bolla molto costosa, come dicevamo prima, no? Che non ha fine. Quindi c'è sicuramente la necessità di aiutare le persone a imparare a gestire, no? Il controllare i propri pensieri negativi, il rimuginio, le preoccupazioni, senza ricorrere a questo strumento, ecco, oppure riuscire a limitarlo. Anche da un punto di vista economico, spesso mi chiedono quanto si può giocare. Quanto si può giocare? E come si fa a dirlo? È mica semplice. Non c'è un... Allora io ho detto... Una cifra... Io ho detto dipende, perché se uno guadagna 1.000 euro è diverso se guadagna 3.000, 5.000 o 100.000, no? Quindi io ho ragionato su delle percentuali, dico, ma secondo me se uno spende fino al 5% del suo stipendio, forse in un mese... Ma conta davvero la cifra o conta l'atteggiamento che io ho nel gioco a definire il grado della mia dipendenza patologica da questo momento? Perché forse insomma anche chi ha tanto e gioca tanto, pur potendoselo permettere, però ha un approccio psicologico individuale al gioco che è comunque un po' deviato, no? Giusto? Dipende se uno riesce a entrare e ad uscire dalla relazione col gioco d'azzardo nel momento in cui si rende conto che utilizza una parte dei suoi guadagni, delle sue risorse per giocare anziché comprare delle cose utili, perché poi banalmente quello che succede è che le famiglie non hanno i soldi per fare la spesa o per pagare le bollette. Tanto è vero che gli sportelli di aiuto ai cittadini, dei sindacati, delle associazioni di volontariato ricevono spesso famiglie con problema di gioco su richieste economiche, sono spesso i primi indicatori. No? Quindi ecco, qual è il limite in cui uno dice questo me lo posso permettere, da adesso in poi non posso togliere delle cose che servono ai miei figli. No? Questo è il ragionamento da fare tutti insieme, che ciascuno deve portare dopo dentro la sua vita. Chiaro, assolutamente. E chiudiamo insomma anche magari con qualche, non dico consiglio, ma qualche campanello di allarme per chi ci sta seguendo, Canfor, appunto, sappiamo è una comunque un'espressione
credo in parte comunque sociale quella di rivolgersi anche al gioco d'azzardo, salvo poi in realtà racchiudere anche ad una dimensione di grande solitudine chi si dedica invece in maniera appunto deviata al gioco. Quindi quando capire quali sono i campanelli di allarme che ci devono mettere sull'attenti, prima appunto di arrivare a combinare dei danni, dei disastri, prima economici e poi familiari con tutto ciò che ne segue, come abbiamo detto? Innanzitutto io farò un appunto sul tipo di gioco. Sì. Ad esempio ci sono le slot machine, le videolottery, che sono tra le più pericolose macchine da gioco, ovvero tutti i tipi di gioco d'azzardo dove tra la puntata e la probabile riscossione della puntata c'è un periodo di un lasso di tempo breve, sono quelle più pericolose. Certo. Ad esempio la famosa lotteria di Capodanno, che nessuno conosce più. Non so quanti se ne siano mai sentiti di dipendenti, certo, no? Perché si gioca una volta all'anno. Esatto. Quindi più è ravvicinato e più è pericoloso. Quindi io direi che potenzialmente pericolose tutte le sale giochi e i mini casinò che ci sono in giro, insomma, sono quelli tra i più pericolosi per i giocatori d'azzardo. Sì. Se ci accorgiamo che passiamo sempre più tempo di quello che facevamo prima a giocare in un periodo di tempo, quello è un altro campanello d'allarme. Se ci rendiamo conto che quando non siamo davanti a una macchina da gioco il nostro tono dell'umore cambia e quindi diventiamo più irritabili, un po' il tono dell'umore tende un po' a calare, quello è un altro campanello d'allarme. Se ci rendiamo conto che i nostri interessi si stanno sempre più limitando al gioco d'azzardo, quello è un campanello d'allarme assoluto. Certo. Che poi di solito apre le porte a quello che è l'unico interesse, la perdita economica eccessiva. Certo. Anche parlarne, forse anche in queste fasi iniziali, nel momento in cui riscontriamo alcuni di questi atteggiamenti, può essere utile. Sì, è utile sempre, ovviamente, però è la fase più difficile, perché come anticipava prima il dottor Ferretti, si crea una sinergia tra il giocatore e la macchina. Io ho sempre trovato curioso il termine che usano i giocatori quando vincono la slot machine. Non dicono ho vinto, dicono la slot ha pagato, come se pagasse un loro investimento, dovuto, una qualcosa fedeltà. Anche di dovuto, sì. Invece in realtà so che pagherà perché, hanno anche tutti questi tipi di credenze, so che pagherà perché ho sentito le monete che sono cadute in un determinato modo, il rumore. Quindi tutta una serie di studio, di meccanismi, di rituali, segnali quasi. Di rituali, se ho giocato in quella sala giochi perché si vince. Oppure una cosa ancora più interessante, se ho giocato in quella sala giochi domani ritorno perché ci ho messo tanti soldi e quindi alla fine dovrò essere ripagato. Sì, è un meccanismo individuale, vero, perché insomma la responsabilità è sempre comunque individuale, però è anche vero che socialmente, dal punto di vista delle istituzioni, insomma, qualcosa si può fare. Certo, per esempio possiamo scegliere di non frequentare locali che ospitano ad esempio le slot machine. Anche nel nostro territorio tanti stanno facendo questa scelta, la nostra regione si sta dimostrando attenta attraverso tutta questa attivazione di servizi dedicati e appunto anche le risorse che vengono destinate a questi servizi. Insomma, teniamo le antenne belle attive e attente anche su queste realtà che sembrano sempre lontane, ma in realtà non sono mai così lontane dai nostri vicini, dalle nostre famiglie. Grazie per averci aiutato a portare in primo piano ancora una volta questi argomenti. Grazie. Buon lavoro.